Forse è bene informare chi non era presente ieri ai lavori di commissione che, anzi, delle due commissioni congiunte urbanistica e mobilità, che l'esito delle stesse è stata una votazione a favore di quanto determinato prima nella mozione e poi nella deliberazione, che prevede quantomeno quello che stava ribadendo l'assessore Montuori e anche l'assessore Meleo, la possibilità di andare a ridefinire quanto determinato appunto in questo benedetto programma urbanistico. Quindi partiamo già da questo assunto, nel senso le commissioni hanno fatto un percorso. Questo percorso è un percorso, come dire, che apre una via, perdonatemi il parallelo, una via importante, ed è per questo che ho richiesto il Consiglio straordinario di oggi, perché quanto determinato comunque e il risultato di 3 anni di consiliatura, soprattutto per quello che riguarda il comparto urbanistico, oggi ci pone di fronte alla possibilità di portare in aula, tramite questo esempio su Vigna Murata, un qualcosa che va ben oltre quello che è in discussione oggi sul programma urbanistico di Vigna Murata, e avremo modo, insomma, di rappresentare quanto sarà di nostra proposta negli interventi successivi. Ma vorrei specificare un dato molto evidente. Noi abbiamo uno strumento di governo del territorio, un piano regolatore, che è l'esito di studi, di analisi, con le relative previsioni di sviluppo che risalgono a metà degli anni 90. Delle previsioni di sviluppo che, per carità, senza voler giudicare quel tipo di sviluppo, perché non è interessante in questo momento, però sono delle previsioni che non si sono avverate. E non è soltanto la previsione del mancato incremento demografico, è, unitamente appunto anche alla mancanza di previsione di incremento demografico, la mancanza totale di realizzazione di quella che è l'infrastruttura portante dello sviluppo, che non può essere solo ed esclusivamente in ogni ragionamento quello dell'infrastruttura che riguarda un servizio per la mobilità carrabile. Già quel piano, il piano regolatore, già dalle linee di sviluppo appunto pensate a metà degli anni 90, prevedeva un'infrastrutturazione della mobilità su ferro che non c'è stata. Vorrei sottolineare che quella previsione di infrastrutturazione, scusate, su ferro era altresì proveniente da studi che, come ho già avuto modo di relazionare all'Aula, provengono da addirittura prima dell'adozione e approvazione del piano regolatore del 64, del 1964. Quindi noi oggi siamo qui in quest'Aula e cerchiamo di rimettere, come si suol dire, la Chiesa al centro del villaggio, nel senso che la nostra visione di città, così come abbiamo già avuto modo di relazionare attraverso il dibattito che c'è stato in quest'Aula relativamente all'adozione del piano urbano della mobilità sostenibile, è una visione di città che non può prescindere da una, non tanto ed esclusivamente pianificazione, ma proprio da una realizzazione dell'infrastruttura portante su cui lo sviluppo non può fare a meno, no, di insediarsi. E non parliamo, come in questo caso, soltanto di insediamenti residenziali, parliamo di qualsiasi tipo di sviluppo. Ecco perché, a maggior ragione, nel momento in cui in un programma urbanistico viene a decadere quanto comunque era la connessione di questo tratto di strada di circa 800 metri che uniscono nel programma urbanistico la Tintoretto e la Vigna Murata, viene a decadere perché non era soltanto esclusivamente questo ramo di strada connesso a queste due vie, ma era un piccolo tratto di strada di una sorta di tangenziale che dal Gra, attraverso anche questo tratto di strada, doveva portare, tramite un sottopasso relativo al parco dell'Appia Antica,
a connettersi col sistema dell'app, in modo tale da sgravare tutti i pesi di traffico che oggi gravitano prevalentemente sulla Colombo e transitano tramite San Giovanni, appunto, per poter accedere alla zona di San Giovanni del quartiere Appio. Ora, venendo a vedere uno dei presupposti principali, perché l'asse di via Gobler, come sapete, nel momento in cui è intervenuto un esito da parte della sovrintendenza che ha vincolato lì a Colle della Strega e di conseguenza non si può più realizzare quell'asse, non avendo realizzato il sottopasso dell'Appia, che peraltro, come ho già avuto modo di dire anche ieri, è un'opera che non credo nessuna amministrazione in Italia potrebbe realizzare, visto che probabilmente andrebbe a essere la grande opera più costosa in assoluto nella storia di questo paese, perché parliamo ovviamente di un sottopasso lungo chilometri e chilometri sotto un parco, quindi tra l'altro anche con la necessità di tutta una serie di infrastrutture correlate per poterlo rendere funzionale. Nel momento in cui appunto vengono a decadere questi presupposti, questa strada non si capisce che senso ha. Eppure oggi noi abbiamo un esito rispetto a un lavoro che è stato indirizzato, vorrei ricordarlo, perché non parliamo soltanto di quanto è stato relazionato oggi dai tecnici relativamente alla mozione di maggio, parliamo anche di quanto è stato indirizzato rispetto a una mozione che quest'Aula ha approvato un anno prima, proprio per andare a verificare le alternative. Ecco, noi ci troviamo davanti comunque degli uffici che, rispetto a quanto determinato come sviluppo della città, e loro sono i tutori amministrativi, no, del rispetto della conformità di quanto determinato dall'Aula, ci troviamo di fronte a questa sorta di conflitto tra la politica, cioè tra quanto la cittadinanza, e che anche oggi ringrazio, è presente in massa in Aula, e quindi per noi questa è la politica che conta, quanto questa cittadinanza richiede a gran voce, proprio perché appunto essa stessa ritiene che sia del tutto inutile, oltre alla questione legata al disastro ambientale che comporta, e un quanto deliberato, un quanto amministrato, per carità in precedenza, ma oggi non voglio, come anche ieri, sollevare polemiche, perché non è questo l'obiettivo di quest'Aula, che entra appunto in conflitto. E ora noi siamo anche nella veste un po' anche di difenderli i nostri uffici, perché se non sono nelle condizioni di poter avallare una scelta politica, perché andrebbero a determinare un atto non conforme e quindi andando a legittimare un danno per l'amministrazione, è chiaro che tutto ciò rappresenta comunque un qualcosa da valutare. Ecco perché probabilmente è necessario, e questo appunto sarà oggetto magari di interventi successivi anche rispetto a degli atti che presenteremo in quest'Aula nella seduta odierna, probabilmente è necessario andare a sollevare il tema rispetto a una politica che vada anche oltre quest'Aula, perché non si può assolutamente pensare che quanto stimato come fabbisogno 25 anni fa, nel momento in cui non corrisponde al fabbisogno reale attuale, debba comunque trovare attuazione, andando addirittura appunto con le ruspe a sventrare il nostro ambiente, perché qui non parliamo soltanto di un parco che è di competenza dei cittadini che vivono e che gravitano e che hanno consolidato le loro abitudini, la loro socialità attiva all'interno anche di quel parco, e non parlo soltanto dei orti urbani, Ortolino nella fattispecie. Parlo ovviamente di un sistema ambientale, come dicevo anche in commissione, mi scuso per tutte le persone qui presenti, che va oltre la nostra importanza. Noi abbiamo una vita, chi più chi meno, comunque, che è relativamente breve, invece l'ambiente continua ed è per questo che deve essere salvaguardato. I nostri maestri di questo paese hanno sempre guardato alla pianificazione urbanistica come un qualcosa che dovesse andare in primo luogo a tutelare quanto c'era stato tramandato da chi aveva vissuto in questi territori prima di noi. Consigliere, mi scusi, devo invitarla a concludere. Sì, sto concludendo, Presidente. Per cui è chiaro che
Oggi l'Aula è chiamata, e io accolgo con molto favore gli interventi dell'opposizione ieri in Commissione, che hanno ammesso di aver cambiato, tra virgolette, idea rispetto a quanto avevano determinato ieri, ma probabilmente non basta. Probabilmente è necessario andare a sollevare, ripeto, non tanto il dibattito, ma l'esigenza politica, anche oltre quest'Aula, perché stiamo parlando comunque di competenze che riguardano anche la Regione, ma riguardano anche i vari ministeri di competenza. E probabilmente Roma potrebbe essere una sorta di, grazie anche a questo episodio, paradossalmente di un piccolo intervento come quello di Vigna Murata, potrebbe essere l'occasione per aprire una breccia importante su quello che riguarda le norme che, tra l'altro, molto molto datate, che no, in qualche maniera dispongono la pianificazione territoriale a livello nazionale. Io mi auguro che da questo dibattito oggi, visto che stiamo, come dire, dando per scontato che quanto deliberato verrà comunque portato avanti dagli uffici e ne accompagneremo l'attuazione durante appunto i mesi che verranno, io mi auguro che appunto il dibattito di oggi si concentri più rispetto alla forza che questa città deve far emergere per andare a far capire che il territorio non è un qualcosa che nel momento in cui si è pianificato finisce lì. Il piano deve essere uno strumento che deve vivere e deve vivere con la partecipazione della cittadinanza, che deve essere chiamata a capire in ogni momento dell'attuazione del piano, anche se sono passati degli anni, quanto effettivamente pianificato, se è realmente corrispondente ai fabbisogni del momento in cui i programmi urbanistici vengono determinati dalle varie amministrazioni. Grazie.